Poi, e dove abitiamo oggi? Nel parcheggio del supermercato, ti avevo detto. Riassumiamolo assieme agli step di oggi. Step numero 1, tirare due porchi, l'ho fatto. Step numero 2, andare dal carrozziere e spiegargli la situazione del camper deve essere portato dal top group, è stato fatto. In ogni caso, pure lui ha detto, ma anche se si poteva fare, non c'entri neanche col camper, quindi... Ok, tra parentesi è stata scelta questa carrozzeria perché era l'unica dove poteva portarmi l'assicurazione. Nelle altre si eccedeva come chilometraggio e io avrei dovuto pagare la differenza. E pertanto, ok, ma forse te l'ho già spiegato. Vabbè, adesso quando arriva la segretaria lì si chiama assieme all'assicurazione, gli si spiega sta roba in modo tale che speriamo mi si organizzi un caratrezzi. Senza che anche pago, cioè dopo tutto quello che ho subito devo anche pagarmi le spese, hai capito? Solo perché andavo via correttamente, stavo nel mio, eccetera, 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 eccetera. Indossavo perfino la cintura, Dio caro, c'è roba da matti. E dopodiché io spero che in giornata mi si organizzi, che mi si porti già da top group, insomma, per tagliare i tempi, perché così mi mette sol che ansia, almeno... Mi portano da Alessia, mi metto diciamo l'anima in pace, saranno un po' di giorni di sacrificio dove sarò ridotto a piedi. No, beh, una bicicletta là, dai. E così, fino a quando poi la situazione un pochino migliorerà dal primo aprile, quando potrò rifarmi un po' l'ufficio da mia nonna, una tavola e una scrivania, un po' di scrivania, in un tavolino dove che accusisse pareta, dove che accusia, e muovermi poi in moto, hai capito? Va bene, è una gran rottura di balle che non ci voleva. Aspetti i lati positivi, ma mi sistemano la portellina del gas che era rotta, che così si dice con l'incidente si è rotto tutto, la fiancata che è tutto crepato, anche se comunque, cioè, tu prendi la botta nella parte sotto, ovvio che la parte sotto spinge un po' anche quella davanti, quindi mi si risistemerà un po' tutte le ammaccature che aveva Pulmin, insomma, ecco i difetti che aveva Pulmin. Proprio per carità, io punto tra virgolette alto, cioè nel senso sarebbe il minimo, il giusto, perché voglio dire, sono danni che mi sono stati creati e andrebbero sistemati, però poi so che nella vita, per quanto le cose ti siano dovute, per quanto tutto sia logico e ovvio, poi non è mai così, ci sono sempre complicazioni, ma no, noi non facciamo, ma no, la copertura copre fino a tot, adesso non voglio portarmi sfiga, però speriamo che non sia così. Quante rotture di palle. Spero che almeno Pulmin esca più bello di prima, almeno, porca miseria. Allora, sono appena stato dalla carrozzeria qui, quella di Udine, i quali gli hanno scritto un'email, taceva che mi hanno fatto scrivere a me, così ho spiegato bene, per non andare avanti all'infinito, il concetto è che vabbè, loro non possono fare vetroresina, nessuno può farlo perché non è un pezzo di ricambio che si può acquistare, idem i gavoni eccetera, quindi è una cosa che va fatta fare alla fabbrica che è a Padova. Gli ho fatto mettere che non possono stimare di preciso le ore, però sicuramente sono più di 60 ore, questo perché in questo modo l'assicurazione ti dà il carattrezzi gratuito per un tragitto molto più lungo, insomma, ecco, questa è in linea teorica. Quindi adesso io devo richiamare tra un'oretta l'assicurazione e speriamo, insomma, per oggi di essere da top group. Dubito, perché purtroppo sai com'è. a pensar male si fa sempre bene, no? Non so se era così il proverbio, ma casomai lo rifaccio io. Che do coglioni. Allora, sì, mi fanno il trasporto fino a top group, però devono organizzare un camion speciale perché è un trasporto lungo e tempistiche 2-3 giorni. Quindi io vivrò 2-3 giorni in questo parcheggio qui. Bene, vabbè, speriamo ci sia... Ma neanche pizzeria, ho lo stomaco ribaltato dallo stress. Devo aver preso anche una piccola influenza intestinale, oppure ieri la carbonara che mi ha fatto Matteo l'altro giorno. E dopo tanti anni, un po' per rifarmi, un po' per tirarmi su, mi regalo il barbiere, c'è proprio il barbiere, il taglio del barbiere, e un massaggio thailandese.
questo perché, boh, non so, per cambiare un po' il senso alla giornata, all'avventura, hai capito? Poi mi resterà di sicuro come ricordo. Questa moda del silice è solo suo appuntamento, che ha perso un cliente, Dio caro. Vabbè, dai, chi ne un altro. Cioè, se uno non ha voglia di lavorare, non ha voglia, vuoi obbligarlo? 50.000 giri perché adesso serve una delega stampata con la mia firma e il documento di identità. Provo ad andare in tabacchino a vedere se mi stampano sto modulo che mi hanno dato. No, aspetta, ritorno al camper. Per accorciare i tempi prendo già il documento di identità, così stampo e scannerizzo diretto, sperando che abbiano la stampante e lo scanner. Nonostante la sfiga, oggi mi sentivo gentile e simpatico. E questo vuole essere uno spunto di riflessione. Immaginati la scenetta di uno straniero, insomma, in fondo, perché voglio dire, no, si sente che non sono friulano, il quale entra in un tabacchino per fare una stampa, diciamo. Il signore molto gentilmente mi spiega che non si poteva fare, bisognava, cioè non lo fa, quello che lo fa è il fotografo, e dopo lì appunto c'è stata questa simpatia, un scambio di piccole battute così riferite all'assicurazione, alla sventura, eccetera. Insomma, un signore che era lì si è offerto di darmi un passaggio in macchina, no? Hai capito? E dopo da lì, non so, una cosa tira l'altra della serie. Adesso mi è già andato giù, sì, ma ganda so tutta l'allegria. Sarà vitamina D, che prima ero sotto il sole, può essere una roba del genere. E vabbè, non mi ha fatto neanche pagare le stampe lì dal fotografo, ecco. Probabilmente rigadita, questo è già stato punito abbastanza dalla vita. Ma poi ero andato anche a parlare con il direttore qua del supermercato, spiegandogli la situazione, con gentilezza e tutto, e gli ho detto non c'è nessun problema, mi ha fatto mettere un po' più spostato qui, che così anche un po' di ombra, diciamo, che non fa mai male. E basta, adesso bisognerà appunto, dai, sì, non su demorare, sì, no, dai, va bene. Adesso appunto si sta aspettando il carro attrezzi, speriamo che arrivi prima di sabato, per portarmi da Top Group, e dove lì spero segua la vicenda, insomma, Mauro, che è il titolare, e vedremo, insomma, ecco, la, tra virgolette, rinascita, insomma, de Pulmin, ecco, o perlomeno il cuore de Pulmin. Momento riflessione, questo è un momento importante, spero di riuscire a descriverlo bene, perché mi sono trovato a dubire come amico armeno, e armeno nel senso della nazionalità. Noi animali da Grecia, da branco direi tu, no, da Grecia, siamo portati per natura a seguire le tendenze dettate dalla nostra società, dal nostro grande gruppo, dal nostro grande Grecia, no? Tra queste nuove tendenze c'è un po' l'isolarsi, il credere che star da soli sia bello, il credere che gli altri siano tutti cattivi, tutti stupidi, eccetera. Invece ci siamo dimenticati una cosa di cui io facevo tesoro tanti anni fa, è il fatto che io, è un po' l'ubuntu, che è un'antica parola africana, io sono ciò che sono grazie alla vostra essenza, grazie a voi. In sostanza io sostenevo, un po' come questa parola africana, che la nostra buona riuscita è dovuta anche all'assimilazione, all'insegnamento che ci danno altri membri del nostro gregge, altre persone, capisci? E in quanto dagli altri c'è sempre da imparare, sia professionalmente che sia umanamente. E questa sera ho messo da parte il singano orso, il singano sustego, che di solito vuole sempre stare da solo, non vuole vedere la gente, per fare una bella chiacchierata con questo signore armeno. Era anche molto sveglio e acculturato, il quale, sì, Cipi, ti ha dato il kebab, sì, con il quale abbiamo parlato di politica, di attualità, ma stringi alla fine siamo arrivati a capire che le nostre idee vergevano verso
un unico fulcro, un'unica radice, che è sostanzialmente la verità, perché insomma voglio dire, anche parlando di guerra, abbiamo convenuto entrambi che la guerra non esiste, è solo il volere dei pochi potenti e il grande problema è l'ignoranza delle masse che gli va dietro. Ok, quante persone al giorno d'oggi sceglierebbero di fare una chiacchierata profonda con uno straniero? Nota che c'è questa scissione degli sguardi, nei comportamenti, quando ti incontri, anche incroci la strada con uno straniero, c'è un po' il, da noi si dice, muso duro, baretta fracada, no? Quindi quel far finta di non vedersi e proseguire ognuno per la propria strada. E lì, ragazzi, ritorniamo al discorso di prima, è una privazione che ti fai, una privazione di crescita, sia spirituale, nel senso di accrescimento del livello di umanità, ok, che è culturale, perché comunque tu non puoi sapere tutto e quel che tu non sai lo possono sapere gli altri, così come viceversa. Vabbè, fatto sta che sto armeno era uno qua che aveva il baretto, veramente era una persona squisitissima. E era lui che non voleva che io stessi qua perché pensava che magari ero, cioè, gli zingari, gente strana, eccetera, eccetera. Alla fine, insomma, ci siamo presentati, siamo andati avanti a chiacchierare tanto, eccetera. E quindi sì, ho il benestare per star qui tutto il tempo che voglio. Quindi vedi come cambiano le cose, come dicevamo prima, con gli atteggiamenti. Ti ricordi la storiella del signore che si è offerto di darmi un passaggio fin dal fotografo? Il fotografo che non mi ha fatto pagare le stampe? Non voglio dire nulla, voglio dire solo raccogli questi dati e fatti un po' i tuoi risultati. Prima di salutarti ed andare a letto, volevo raccontarti un'ultima cosa che ho imparato. Nei discorsi di stasera, aspetta che sarò qua, si è parlato anche degli zingari, no? Che lui conosce un po' di zingari della zona. Mi raccontava, questa è una cosa che fa riflettere, che se gli zingari li tratti come persone, vai d'amore d'accordo, se li tratti come zingari si innesca una sorta di guerra. E questo, lascia stare gli zingari, questo può essere vero per tantissimi rapporti che abbiamo noi con le persone, ossia noi stiamo parlando dei preconcetti, di abbassare la barriera dei preconcetti che può creare inimicizie, asti, contrasti, hai capito? Guerre in fondo, no? Cioè, guarda, intendo a livello intrapersonale, non a livello mondiale. Ed è quello che con i fatti è venuto fuori questa sera. Cioè, trattando un'altra persona, allora, ti ricordo, lui era stato uno, il primo di che aveva detto no, non puoi stare qua col camper, ok? Se io avessi reagito all'italiana, ossia avrei risposto con altrettanta, con aggressività, non tanto con altrettanta, comunque con aggressività si sarebbe creata questa sorta di battaglia, no? Dove ognuno poi per orgoglio o comunque anche per reazione all'attacco subito rema dalla propria parte, quindi non si arriva a un risultato. Quando invece si cerca di entrare dalla parte dell'altra persona e non si crea questo atteggiamento di combattimento, poi anche l'altra persona si sincronizza con te, perché ti ricordo che non è certo una regola, però bene o male più o meno siamo tutti esseri umani, ok? Quindi poi anche lui ha detto scusa se sono stato aggressivo, e dopo io no, ma ci mancherebbe, va, te anche ragione, insomma sei casa tua qua, insomma, hai capito? E fa riflettere queste cose. Ok, io voglio solo dirti, fanno riflettere queste cose, poi la riflessione sarai tu a farla. Non sono stato mai più solo di così, è notte ma vorrei che fosse presto lunedì, con gli altri insieme a me per fare la città, con gli altri chiusi in sé che si aprono al sole come fiori quando si risvegliano, si rivestono, quando è
crescono, partono, arrivano, ci somigliano angeli avvoltoi. Come specchi gli occhi nei volti, perché gli altri siamo noi. Oh oh oh, 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 oh. I muri vanno giù al soffio di un'idea, alla come Gesù in chiesa o dentro una moschea. E gli altri siamo noi, ma via, vigliaccamente eroi, lasciamo indietro i pezzi di altri.